l'obiettivo del progetto pulire le periferie di Taranto. In città è stato avviato il progetto Attenzione alle periferie da Chimica Ambiente, che conferma così il suo impegno nelle zone periferiche della città. Operatori e mezzi sono intervenuti in zona Lido Azzurro con una massiccia opera di pulizia, spazzamento e bonifica. Il personale è entrato in azione per ripulire i tratti che affacciano sul litorale costiero, nell'area abitata e nelle strade maggiormente colpite da fenomeni di abbandono selvaggio di rifiuti. Squadre dedicate allo spazzamento manuale, mezzi per lo spargimento di acqua, spazzatrici meccaniche che hanno coperto l'intera zona, fornendo igiene e decoro all'esteso quartiere. Tra i rifiuti maggiormente raccolti, bottiglie di vetro, plastica di ogni tipo, intere distese di aghi di pino secchi sparsi sulle strade. Le vie sono state così liberate e ripulite. Continua purtroppo il fenomeno di abbandono di ingombranti, specialmente nei tratti che conducono alla spiaggia e nell'area della Pineta. Operatori specializzati quindi hanno provveduto allo spazzamento e sono intervenuti con mezzi dedicati. L'attenzione dell'azienda si concentra sulle zone periferiche di Taranto. In particolar modo, gli interventi effettuati a Lido Azzurro sono segnale di come questa zona necessiti di una particolare cura, soprattutto nei mesi invernali, quando molte aree sono poco frequentate. In queste zone comunque sono state installate delle videotrappole che controllano costantemente il territorio al fine di monitorare e individuare i responsabili di abbandono selvaggi.